Ok, partiamo da qua, adesso vi faccio vedere il mare. E da qui incominceremo a camminare con la bicicletta, andare e imboccheremo la Great Ocean Road. So, we're at Queen's Cliff, one of Victoria's most historic towns, at the head of Port Phillip Bay. It was established shortly after Melbourne was founded. They placed a fort here with cannon, near overlooking the entrance to the bay, so that if any invading force to the British, such as the Russians or the Germans or the French, came through the heads, they would be able to see them. And at this particular location, probably the first shots of World War I and World War II were fired, and they were fired at German ships that were trying to escape from the port of Melbourne at the declaration of each one of those wars. Interesting history. Eccoci qua, stiamo andando, in pratica siamo già sulla Great Ocean Road. Siamo in tre perché John sta guidando la macchina, ci alterneremo per la guida della macchina e fra poco vi faremo vedere l'oceano. Ladies and gentlemen, the Great Ocean Road. Ecco qui siamo sulla Ocean Road, Great Ocean Road. Questo qui è l'oceano. E adesso noi proseguiremo in questa direzione dove sto puntando la telecamera e ci faremo tutta la costa per un totale di ancora 230 km. Chiaramente oggi ne faremo un centinaio, 120 e poi proseguiremo domani. Passeremo dagli 11 apostoli, che sono ormai 10 perché uno è cascato, quando ci saremo ve lo faremo vedere. Quindi buon divertimento, a presto. Altra panoramica da un altro punto, sempre della strada, della Great Ocean Road. È fantastico, è veramente bellissimi paesaggi. Questo oceano immenso, meraviglioso. Well, here we are at Anglesey, some sort of lagoon. The seaside, I guess, is the other end of it. So, a very nice place for the townsfolk and the holidaymakers to have a little sit down and a picnic, as per those guys having a picnic. General store across the road. And a nice cycle track. Awaiting the boys. On the beach in Anglesey, people enjoying various beach activities. Don't know what gold he's going to find here, but anyhow, don't think there's any Roman gold buried in Anglesey. But people enjoying really what is a very serene and peaceful moment in life. La tappa è finita, abbiamo fatto 140 km, 138, 140, non ricordo bene. Siamo in questa guest house fantastica, è un posto bellissimo, tra altre cose molto in alto e si può vedere da lontano e sentire l'oceano, fantastico. E, tra altre cose ha un costo veramente basso perché sono 15 dollari a notte e la guest house è veramente bella, pulita, è fantastica.
seguiteci che continueremo domani con la prossima tappa. Ciao a tutti.